quali possono essere di un uomo, ormai una persona che ha avuto la fortuna di diventare calciatore grazie alla possibilità che mi è stata data a Foggia, all'epoca allo staff tecnico, alla gente che mi ha fatto sentire molto importante anche per i risultati che abbiamo ottenuto quando eravamo dall'altra parte, quando eravamo calciatori. Quindi le mie emozioni sono sicuramente le mie, non sono semplicissime da spiegare e credo che sia difficile anche trovare le parole giuste. Ovviamente sono importanti per il sottoscritto fino all'inizio della gara, nel senso che poi l'obiettivo sarà quello di provare a fare il nostro compito, come anche dall'altra parte cercheranno di fare il proprio, e quindi al primo posto, al fischio d'inizio, ci sarà sicuramente la squadra e il professionista. Beh, non è una partita come tutte le altre. Penso che già i numeri parlino da soli. Non è una partita come le altre perché c'è in palio il primo posto, perché ci sono dei trascorsi che non si possono dimenticare, ma soprattutto perché c'è in palio il futuro di queste squadre. Ovviamente il risultato di questa, della gara di domani sarà importante ma non decisivo, questo penso di non essere banale nel dirlo, perché mancano ancora tantissime partite. Ovviamente ritaglia un pezzo di campionato importante e ti dà quella spinta per proseguire verso il finale con un'altra spinta, appunto, con un altro modo di approcciare le prossime gare che devono avere sicuramente un seguito, sia che il risultato sia positivo che sia che il risultato sia negativo, perché non decide assolutamente nulla domani, però è evidente che da entrambi le parti c'è il desiderio di fare il risultato pieno, questo è fuori discussione. Perché? Perché significherebbe anche da un punto di vista psicologico e non solo per quello che può riguardare la classifica, dare un segnale forte alla tua diretta concorrente attuale, ma soprattutto mantieni la distanza anche da coloro che sono abbastanza lontano oggi, che però hanno tutto il tempo anche loro di poter recuperare. Quindi per quanto mi riguarda io non la considero una partita come le altre, perché ovviamente c'è anche il mio trascorso dall'altra parte. Ancoso ha recuperato clinicamente, ieri ha partecipato all'allenamento con noi aggiungendosi un attimo dopo, oggi lo ha svolto per intero, vediamo anche quello che sarà, no, diciamo, queste ultime ore a disposizione per eventualmente prendere una decisione in un senso o nell'altro. Pensare che un calciatore abbia bisogno di ulteriori stimoli per sentirsi partecipe o protagonista di una gara del genere lo trovo un po' paradossale, però per quanto mi riguarda è evidente che noi cerchiamo di mettere nelle condizioni migliori i calciatori sia da un punto di vista fisico ma soprattutto da un punto di vista psicologico, quindi non credo che ne occorrano ulteriori di stimoli. Il Foggia troverà una squadra che ovviamente, al di là dei tabù che quest'anno credo di poter dire senza smentita, ne abbiamo così sfatati alcuni, riuscendo a vincere in campi dove da 40-50 anni noi proveremo a fare la nostra partita, non giochiamo contro i tabù, non proviamo a rincorrere i record, ma cerchiamo di tenere presente la forza di un avversario e provare a fare una partita che sia degna sia dello spettacolo ma soprattutto di un risultato che alla fine ci possa soddisfare.
Beh, sicuramente può essere un aspetto positivo, ma arrivate alle ultime battute, la differenza non è tanta, soprattutto se in mente hai ben stampato l'obiettivo. Quindi il fattore campo, è determinante, soprattutto per squadre che hanno a disposizione una tifoseria come la nostra, come quella del Foggia, però è ovvio che se giochi per certi traguardi devi essere in grado anche di non tener conto di tale aspetto e andarti a giocare le tue possibilità anche fuori dalle mura amiche. Quindi, siccome credo che sia una che l'altra squadra sia in grado di fare ciò alla personalità, nei singoli, ma anche nel gruppo, è un aspetto che è relativamente importante.